Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Ragazzi, vorrei riparlare di un altro aspetto psicologico del caso PDD, perché ieri sera, c'ho capelli avanti, ho ascoltato un video di Bugalalla al riguardo, che è una youtuber true crime che io seguo moltissimo. Io non parlo di crimine, ma parlo di musica e degli aspetti psicologici anche quando capita, di avere un sogno e di cosa si è disposti a fare per realizzarlo. E credo, per quanto io sia una che ci tiene moltissimo al proprio, che questa cosa abbia un limite. Sarò io, adesso tanti di voi nei commenti mi diranno, già lo so, ma queste cose succedono da quando è nato il mondo, lo so, è vero, avete ragione, ma non penso che siano corrette e finché nessuno lo dice, finché tutti le fanno passare come normali, non va bene e si deve dire che sono sbagliate. Tanti dicono o pensano, sì, vabbè, scontato che è sbagliato, ma va così. Se lo dico io non cambia niente. Invece no, perché se lo dico io, lo dici tu, lo dice Tizio, lo dice Caio, lo ridice Sempronio, forse qualcosa inizia a muoversi. Di cosa sto parlando? Scusate, ho detto come la penso prima di parlare dell'antefatto. Si dice che, vabbè, come ho detto nel video precedente, come ormai penso quasi tutti sapete, durante queste feste che organizzava P. Diddy o Puff Daddy o vero nome Sean Combs, che è un rapper e magnate della musica americana, pop americana, succedeva di tutto. Abu, si sì, e molestie, lo dico così per non far emozionare YouTube e farmi buttare giù il video, su persone che venivano sedate, filmate, poi ricattate, e quindi queste, sono d'accordo con quello che diceva Bugalalla, sono 100% vittime, assolutamente sì. Però c'erano anche persone che erano consapevoli e permettevano che gli venissero fatte queste cose perché gli veniva promesso anche successo nel campo in cui volevano sfondare, che poteva essere la musica o magari anche no, spettacolo in generale. Sono d'accordo con Bugalalla anche quando dice per queste persone sinceramente mi dispiace un po' meno. So che ho fatto un video già su questo argomento, cosa sei disposto a fare per il successo, si chiama, magari lo lascio qui, ma parlavo di cose, oddio, più leggere, manco tanto, diciamo diverse. Ad esempio, il fatto che la cantante Maria Tomba, uscita da X Factor, aveva fatto finta di scomparire per promuovere poi il suo nuovo singolo, la madre addirittura aveva fatto un appello. E anche questo è molto grave. Parecchio grave, però diciamo che tu fai un danno ad altri, magari alla polizia che si mette a cercarti, mi sa che in quel caso non era successo, oppure a persone che si preoccupano per te, tanti fan hanno scritto mi ero preoccupato sul serio, ma questo. Se tu permetti ad altre persone di fare un danno a te stesso, poi anche ad altri, perché se te lo sei fatto fare e non dici niente, non denunci, ci saranno altre vittime, quindi fai un danno anche ad altri. Però se tu sei disposto a danneggiare te stesso, la tua persona, la tua integrità, la tua dignità, per soldi, successo, fama, e poi, cioè, sì, hai queste cose, ma c'è talmente tanto pelo sullo stomaco e tanto menefreghismo, io mi chiedo, da riuscire a guardarti dritto nelle pupille la sera allo specchio? No, me lo chiedo genuinamente, è una domanda. Ci saranno delle persone che sono così, che dicono: no, a me non interessa di queste cose che hai elencato. Mi ricordo Asle di Ambizione, una serie turca di cui vi ho già parlato, che mi piace moltissimo, ogni tanto riguardo. Di questa ragazza che è disposta a tutto per il successo e fa un sacco di cose. Spoiler, se ancora lo dovete vedere, anche se è vecchia, non credo, però se ancora la dovete vedere, saltate questa parte. Uccide una persona, va a letto con un'altra persona, cioè non uccide, quasi uccide una persona, va a letto con un'altra persona di cui non le importa niente, solo per quello.
insomma, cose molto gravi. E poi a un certo punto lo dice: lo so che io sono priva di moralità, a me della moralità, dell'amicizia, dei rapporti umani, non me ne frega niente. Quindi, ahimè, persone così ci sono, che però adesso stanno denunciando per prendersi il risarcimento, guarda caso, adesso che la cosa è venuta fuori. E io boh, non spero, o magari sì, di far riflettere anche loro, ma mi chiedo, sì, ok, vi sistemate per tutta la vita, lavorativamente parlando, realizzate i vostri sogni, ma poi riuscite a convivere con voi stessi, a dormire tranquilli la notte, sapendo anche che queste persone stanno perpetrando abusi su altre persone adesso. E se magari voi aveste detto qualcosa, la spirale si sarebbe fermata molto tempo prima. Non so, è una questione che mi pongo. Poi riuscite a vivere tranquilli? Una parte di me dice beati voi perché vuol dire che non vi sconvolge niente. E forse io invece sono una persona che si fa sconvolgere da troppe cose e che pensa troppo. Un'altra parte di me è più grande, devo dire, non lo dice beati voi. Dice, che miseria, dove stiamo andando, dove siamo finiti, anzi, perché non stiamo più andando da un bel po' di tempo ormai, ci siamo finiti dritti dritti nella rete, è più importante l'apparenza, sono più importanti i soldi, sono più importanti queste cose dei miei valori morali, del fatto che io riesca a guardarmi allo specchio. Ragazzi, io in questo momento mi sto guardando negli occhi nella videocamera perché c'è la fotocamera frontale e non ho nessun problema a farlo perché so che non ho mai degradato e umiliato me stessa e non ho permesso che succedesse con altre persone. Ho fatto tanti errori nella mia vita. Non sto dicendo sono perfetta, sono un angelo assolutamente. E tante cose di cui non andare fiera. Sicuramente ho ferito persone, però questo no. Questo no. E se persone che l'hanno fatto riescono ad andarci avanti a conviverci, wow. Che dire? Non sto dicendo che non siano comunque vittime perché c'è una parte irrazionale di noi che ci dice, magari ci facciamo plagiare da qualcuno che ci dice se non fai questa cosa non lavorerai mai in questo settore, la tua vita sarà rovinata, la tua carriera sarà rovinata. Lo comprendo, diciamo, però non lo condivido perché boh, è un fatto troppo grave. Sì, ragazzi, allora è vero che ti devi trovare nelle situazioni per dire io farei questo, io farei quello. Però no, in questa situazione sono abbastanza sicura della mia forza di carattere e delle mie priorità per dire no. E la mia priorità è stare con la coscienza a posto. Perché sono stata in alcuni momenti della mia vita con la coscienza non a posto, avevo ferito una persona, poi ero piccola senza volerlo, avevo detto questa cosa con leggerezza e avevo ferito una mia compagna di classe. E sono stata veramente per giorni con questo rimorso che mi mangiava, una cosa bruttissima, non pensavo altro dalla mattina alla sera. Poi gli altri miei compagni me lo facevano pesare perché voi volevate solo una scusa per escludermi, bulli di me. Quindi al minimo errore che ho fatto, ah tu, untore! Vabbè, lasciamo perdere questo. Ma comunque io non voglio provare una sensazione simile, ho detto da quel giorno, mai più. Sì, mi è ricapitato di ferire delle persone, purtroppo siamo umani, ci capita anche senza volerlo, ma sono stata attentissima a non farlo. Questo, insomma, non lo so, ditemi cosa ne pensate voi. So che è una cosa che succede, ma per me è sbagliata e bisogna dire che è sbagliata. Perché in più lo diciamo anche se io per i miei 1840 iscritti, però va detto. Vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi va, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche. E ascoltate la mia canzone Via del tutto eccezionale che troverete qui da qualche parte. Ciao!